Ve l'ho portato in cambio di... In cambio chiedo soltanto tutte le schiave che si trovano nella città di Babilonia. Tutte le schiave? Donne? Tutte. Proprio tutte? Non ne deve mancare una. E tutte le schiave furono legate e torturate. E furono esposte alla fame e alla sete. Chi cerchi, Faleg, tra le schiave di Babilonia? Faleg, re degli Assiri, aveva un piano. Il momento in cui sarò anche re dell'Ellade non è lontano. E l'esercito assiro si mosse con la potenza della sua irresistibile cavalleria. Ma una donna si ricordò. Ho sentito parlare di un uomo dalla forza leggendaria. Ercole, l'uomo più forte e più eroico che sia mai apparso sulla terra. Ercole fu subito contro. Rispose all'appello e partì all'attacco. Il difensore dei deboli combatté contro l'aggressore, contro le ingiustizie, contro i soprusi, contro i falsi splendori di una corte corrotta, contro il potere smisurato di una donna. Babilonia è nelle mie mani. Ercole, il campione di tutti i tempi, era contro i tiranni. Ercole contro i tiranni di Babilonia. Nelle spelonche di epoche primordiali, sulle infuocate sabbie del deserto, teatro di accanite battaglie, nei tipici mercati dell'Oriente, nelle tenebrose regge di quei tempi, tra inganni e tradimenti, questo film racconta l'avventura di Ercole contro i tiranni di Babilonia. Rock Stevens, il nuovo idolo americano. El Galiné, la bellissima spagnola. Il bravissimo Mario Petri. E l'esordiente Anna Maria Polani sono i protagonisti principali di questo film movimentato, drammatico, grandioso, a metà tra la storia e la leggenda, realizzato con mezzi inusitati. Un film spettacolare dalle mille emozioni, pieno di imprevisti, di colpi di scena. Un film in cui sarà rivelato il terribile mistero dell'argano costruito da Dedalo nei sotterranei di Babilonia. Un film unico. Ercole contro i tiranni di Babilonia. Prodotto da Fortunato Misiano. Diretto da Domenico Paolella. Prossimamente qui.